Un record, l'Avellino quest'anno lo ha già messo in cassaforte, un dato decisamente importante che fa ben sperare per il futuro. Sono 5.001 gli abbonamenti sottoscritti al netto della nuova campagna che ha permesso la vendita di ulteriori 413 tessere stagionali. Un numero alto, il più alto da quando Angelo Antonio D'Agostino è presidente e che in parte lo ripaga degli sforzi economici e personali fatti fino a questo momento. È ovvio che il Partenio è abituato a ben altri scenari, ma è pur vero che da qualcosa bisogna ripartire. D'Agostino lo ha fatto dalla genuinità di un progetto che trova però nella lungimiranza la sua forza. I tifosi biancoverdi lo vedono ed hanno fiducia tanto nei suoi mezzi quanto nella sua passione. È questo l'elemento fondante, una passione forte che unisce con un filo biancoverde tutti gli elementi della giostra. Al netto di una capienza che supera di poco i 9.000 posti, dunque, più della metà sarà coperta dagli abbonamenti. Un punto di partenza interessante per spingere la squadra tra le mura amiche. In questo momento, infatti, il rendimento interno è paradossalmente il punto debole di una squadra che in trasferta è un vero e proprio schiacciasassi. Si riparte dalla passione, dunque, solo per amore, come recita il claim, per amore e per un sogno da inseguire tutti insieme.